Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, oggi vorrei farvi un video parlandovi un po' delle chitarre dei Coldplay, la chitarra acustica e le chitarre ritmiche in particolare, quindi il modo di Chris Martin, il cantante, di fare le chitarre acustiche, che sono delle chitarre acustiche aperte, quelle che vedremo, cioè con corde a vuoto che risuonano, e legate, cioè con note in comune fra i vari accordi. Questo discorso delle note in comune è molto importante anche per fare gli arrangiamenti, no? Per i pad, per mettere il pad o per mettere gli archi negli arrangiamenti, si cerca di legare il più possibile fra i vari accordi se ci sono avere delle note in comune. Ma questo possiamo ragionarlo anche sulla chitarra, e le chitarre dei Coldplay ci vengono proprio bene in questo senso. Vi faccio vedere due o tre pezzi, vediamo. Vi faccio sentire prima con accordi basic, normali, in tonalità originale, dopodiché vediamo come Chris Martin fa le chitarre, degli espedienti, quindi cerchiamo di imparare qualcosa. La prima che vi faccio vedere è The Scientist. I testi non li so, vi accenno un po' la melodia, ma quello che ci interessa sono le chitarre. Siamo in fa maggiore, e quindi avremo re minore, sesto grado, si bemolle, fa, questa è la strofa, poi il ritornello. Si bemolle, fa, do, fa, si bemolle. E poi riprende. Allora, sentite com'è chiuso, è chiuso come giro, abbiamo tanti accordi col barré, sì che ho delle note in comune, questo fa sempre in comune, ma suona chiuso, non suona aperto, non ho corde a vuoto dentro. Allora, possiamo incominciare a farla così, mettiamo il capotasto mobile al terzo. Comincia già a suonare più aperta, cioè faccio il re minore, lo faccio così in forma di si minore, cioè un si minore faccio praticamente, però vedete che il si minore già non lo penso così col barré, lo penso in questo modo aperto. Ripeto, questo non è un tutorial dei pezzi, se volete poi un tutorial approfondito sulle accordature e su come suonarli, poi me lo dite. Voglio solo far capire delle cose per l'orecchio, facciamo per l'intelligenza musicale, ecco. Quindi re minore, sol, sol rigorosamente non questo col re, ma col si, perché si lega, questa seconda corda vuota c'è anche nella corda precedente, quindi comincio a ragionare sul legare gli accordi, perché se faccio questo cambia, se vi faccio... cambia. Insomma, comincia già a funzionare meglio, no? Comincia già a funzionare meglio. È già più aperto. Però che cosa succede? Chris Martin non la fa così. Chris Martin tira su la prima corda, fa, la seconda corda a do, e
sopra la prima, mezzo tono sotto la seconda, sopra la seconda, scusate, quindi mi diventa fa, si diventa do. A questo punto ecco che ho queste due corde. Non faccio barri, eh. Voglio che queste due note siano in comune fra i vari accordi. Si bemolle, che diventa a questo punto un si bemolle con la nona aggiunta, perché c'è il do dentro. Bellissimo. Fa. Fa con la nona. Si capisce la differenza? Questa è una chitarra acustica aperta. Ho delle note in comune e corde aperte che risuonano, corde vuote. Che suona diversa la chitarra acustica se avete più corde a vuoto o meno. Quindi torniamo in accordatura normale che vi faccio vedere un altro pezzo. Quindi ragionare sempre su quali note possiamo avere in comune. Tra i vari accordi e cercare di utilizzarle, magari scordando anche la chitarra o accordando la chitarra comunque in maniere differenti. Un altro pezzo che vorrei farvi vedere potrebbe essere See You Soon. Così in accordi normali. Do diesis minore. Si, mi, si. Vediamo che pensarla così. Sentite che gira poco con tutti sti barré. Gira proprio poco. Poi c'è il ritornello. La. Scusate, sbaglio, perché non mi sono abituato a farla così. Quindi do diesis minore, si, in realtà fa un si basso re, mi, si. Ora possiamo iniziare a renderla aperta anche tenendo questo mi cantino vuoto. So you lost your chance, and you never should have, and you never should have. Comincia già a esserci un po' di legante, però funziona sempre poco. Allora che cosa facciamo? Tiriamo giù la prima corda di un tono, tiriamo giù anche la seconda, la tiriamo giù a La, spero
ricordarmi com'era. La quinta so. No, la seconda rimane sì. La seconda rimane sì. Quindi abbiamo la prima re. Seconda rimane sì. E la quinta diventa sol. A questo punto mettiamo il capotasto 2 ed ecco che diverso, eh? E poi i voicing che riesco a ottenere. Un sacco di undicesime così, con questo modo. Lui usa tanto gli accordi di undicesima. E poi questo è un La, eh? Sente com'è aperto. Major 7, La ad 9, Mi. Siamo un po' scordati. Questo non fa diesis. Senti che bei suoni, che belli accordi che escono. Già una canzone nella canzone, no? Già questo arrangiamento fatto così è già bello. Molto più che gli accordi che vi ho fatto vedere prima normali. Si creano queste note in comune, si creano anche delle estensioni, no? Ripeto, le undicesime. Quindi qui cosa abbiamo fatto? Aspettate. Fatemi tornare. La quinta è sol, cosa toccavo l'armonico della quinta, ma è scordato. La sento con l'intervallo di quinta, mi piace sentire la dominante.
scordate. Ora si scorderà un po'. Si scorderà. Vabbè, più o meno. L'altra invece che vi faccio vedere è Yellow, sempre dei Coldplay. Yellow è sì. Diesis Mi Si sì. Possiamo cominciare, quindi si fa diesis mi sostanzialmente, e c'è anche il sol diesis minore. Possiamo iniziare a metterci corde aperte. Cosa facciamo? Potremmo lasciare il si e il mi vuoti, che fanno da legante, però senti che su certi accordi non stanno benissimo. Allora Chris Martin che cosa fa? Tira giù la prima alle diesis. Perché le diesis? Perché è nella tonalità di si. Sentite già questo qui, a questo punto diventerà il fa diesis, diventa sesta perché c'è dentro il re diesis, e il mi diventa un major 7 e apre da matti. Scusate, la quarta la tiriamo giù a si. Chiaramente dovete essere veloci, cioè sul palco logicamente avrete varie chitarre accordate diversamente, o comunque un backliner che ve l'accorda, che gliele accorda. Se suonate voi dovete essere veloci ad accordarvi. Abbiamo tirato giù la prima re diesis e la quarta a si. A questo punto la diesis diventa sesta, il mi diventa major 7. Vedete come lega molto di più, chitarrone più bello, aperto, capito? Cane si è spaventato. Sento come apre questo mini major 7. È lo stesso che faccio qua, ma lo faccio l'ottava, lo fa l'ottava acuta. Poi sol diesis minore. Oh yeah, your skin and bones. Fa diesis.
sentiamo la potenza degli ottavi, eh. Sbagliando la corda. Senti che bello questo fa diesis minore, diventa con undicesima. Spesso c'è l'undicesima negli arrangiamenti di Chris Martin. Ora, noi abbiamo tratto delle cose al contrario, cioè lui non credo che abbia detto voglio il fa diesis che diventi sesta, o il mi che diventa major 7 e quindi scordo. No, secondo me lui ragiona già con la chitarra, cioè lui ragiona in si, poi dice nel si c'è il re diesis, fammi provare a tirare giù il re diesis, e gli esce fuori l'arrangiamento. Poi a posteriori vediamo che questo diventa un fa diesis sesta e questo un mi major 7, ma non è pensato all'inizio. L'inizio di pensiero è fa diesis, è si normale, fa diesis, mi, il giro base. Poi a quel punto, cambiando la cordatura, certi accordi si modificano e diventano belli, bellissimi, ma sono ragionamenti a posteriori che facciamo. Lui qui ragiona semplicemente un 1, 5, 4, ok? Come se facessimo do, sol, fa, punto, ok? Magari a volte sono scritte anche sul pianoforte, comunque un 1, 5, 4, che poi però si cerca un escamotage per rendere la chitarra più aperta e più pop. Pop, attenzione, non è il pop marcio che ascoltate spesso, eh? Cioè pop è pop e queste sono canzoni d'autore, va bene? I Coldplay derivano da una tradizione inglese. I Coldplay derivano da qua, ora ve lo faccio vedere io dove derivano. Lute Songs from of John Dowland. Questi sono i due volumi delle canzoni per voce di uso di John Dowland, che è il padre di tutti i cantautori e della musica per voce e strumento, quindi voce e chitarra se vogliamo. Ed è inglese, è periodo elisabettiano. Quindi è una radice che parte da John Dowland, passa attraverso i Beatles e arriva ai Coldplay, una radice inglese, e loro sono portatori di questa antica tradizione inglese di saper scrivere le canzoni pop, se vogliamo. Ora non so come spiegarmi, sì, ma pop non è un insulto, canzoni leggere, tra virgolette, potremmo dire, ma non è nemmeno così. Cioè, proprio questa tradizione, tant'è vero che li faccio risalire a John Dowland, passo attraverso i Beatles e arrivo ai Coldplay. Ok? Questo ora non aggreditemi, fans dei Beatles, ho detto che i Coldplay valgono quanto i Beatles, questo non lo so, non voglio neanche giudicarlo. Però è una tradizione, è un filone, avete capito? Avete capito? John Dowland, i Beatles e i Coldplay. E abbiamo visto comunque qui che c'è tanto da imparare da Chris Martin. Voi potrete dire, vabbè, che Chris Martin è un cantante scarso, è un chitarrista scarso, vabbè. Va bene, posso accettare la vostra opinione, ma come scrittore di canzoni, ragazzi, ci sono talenti che vanno riconosciuti, evidentemente, no?
tre accordi. Abbiamo visto sempre gli stessi tre accordi che girano, eh? Primo, quinto, quarto, relativo minore, basta. Cioè, non è che sono molto simili fra di loro le canzoni, però belle, a me piacciono. Portamento in ottava, avete sentito Yellow, è questo modo di fare le acustiche, quindi provate a utilizzarlo anche sui vostri pezzi, sui vostri arrangiamenti. Io avevo messo un video di un pezzo di Calcutta con tre arrangiamenti diversi, con delle accordature diverse, usando proprio questo escamotage. Vi lascio e niente, vi auguro, vi lascio andare a studiare. Ciao, alla prossima, ciao ciao.